Io, ragazzi, vi chiedo scusa, non posso fare altro che chiedervi scusa perché in tanti mi avete scritto: ma dov'è il video che parla di Pogba, della positività di Pogba? Io ieri non ho voluto farlo, due motivi principalmente. Il primo di tempistiche: è uscita in un momento in cui ancora facevo un po' fatica perché avevo degli impegni, degli appuntamenti a mettermi qui, in seconda battuta perché mancavano dei dettagli. Cioè, esce la notizia e non è che esce la notizia e posso farti il video e dirti semplicemente Pogba, il risultato positivo, bla 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 bla. Ho voluto aspettare per vedere l'evoluzione della situazione. Evoluzione che c'è stata, barra non c'è stata, diciamoci la verità, diciamoci le cose in faccia. Però ho avuto la possibilità di riflettere un pochettino, perché arrivare qui e fare un video a caldo su questa roba, poi si rischia anche di dire cose un po' troppo grandi o che magari si pensano o non si pensano, più non si pensano, ma che il momento ti fa dire, dopo sembrava forse quasi brutto. Io parto da due dati: 161 minuti e 52 minuti. Che cosa sono questi? Sono i minuti giocati da Pogba dal suo ritorno alla Juventus. 161 minuti la scorsa stagione, 52 minuti quest'anno. Stiamo parlando di 210 rotti minuti di gara di Paul Pogba. Stiamo parlando del calciatore più pagato non solo dalla Juventus ma dell'intera Serie A, che poi abbia decreto crescita poco importa, perché alla fine è il calciatore in Serie A che si intasca più denaro al termine di una stagione. E come dicevo, purtroppo anche a tutti in the box, qualche settimana fa, quando era uscito il discorso della Mecca, del perché è andato là, motivi religiosi, motivi di mercato e il timing, le tempistiche che non mi erano piaciute, Pogba più che un calciatore in questo momento è un influencer, fa parlare di sé, è un nome, più che un calciatore Pogba in questo momento è un nome. Ora, c'è stata questa sospensione in via tutelativa da parte del Tribunale Antidoping, ora si vedrà di andare un po' più nel profondo e capire la situazione. La Juve è in attesa e dal comunicato ufficiale della Juve, cito, si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali. Io immagino che la Juve quindi cercherà di tutto per valutare e dimostrare un'effettiva, eventuale buona volontà da parte di Pogba. Apri chiusa parentesi, c'è questa buona volontà da parte di Pogba? Stiamo parlando di una positività al testosterone, rilevata durante la partita inaugurale contro l'Udinese, dove Pogba comunque non è nemmeno sceso in campo. Allora, io qui faccio un'unica obiezione, proprio perché sono ignorante in materia e mi chiedo, ma è normale che venga sottoposto a un test antidoping un calciatore che non è sceso in campo? Questa è l'unica cosa che mi viene da domandarmi, perché sinceramente non l'ho mai sentito. Banalmente, magari è sempre stato fatto e nessun calciatore è risultato positivo. Ora, che Pogba sia stato trovato positivo, questo è un dato di fatto, cioè qua non c'è da discutere sul fatto che no, si sono sbagliati, non si sono sbagliati, le controanalisi, magari le controanalisi daranno un altro esito. Però in quella situazione è molto probabile che Pogba fosse effettivamente positivo a una sostanza che viene considerata proibita dal regolamento. E un professionista non può e non deve assolutamente, non esiste nel mondo, essere ignorante da quel punto di vista. Perché posso essere ignorante io che in Serie A non ci gioco, a quei livelli non ci gioco, e non sono un calciatore professionista, ma un calciatore professionista deve assolutamente conoscere a menadito tutte quelle che sono le sostanze che si possano prendere e le sostanze che non si possono prendere. Quindi io non sono qui a fare la morale a nessuno, perché non ho idea e spero che qua si possa essere tutti d'accordo, non ho idea di quello che è accaduto, del perché Pogba sia risultato positivo, del perché abbia preso quelle sostanze, di come le abbia prese, se gli sono state consigliate, se le ha prese sua spontanea volontà, se è caduto anche lui dalle nuvole. Io mi ricordo un anno del ritorno di Cannavaro, si parlava di una positività, non mi ricordo a cosa, forse ancora una volta, no, forse al cortisone, e Cannavaro aveva spacciato per un farmaco che aveva preso dopo una puntura di un'ape, mi viene in mente una roba del genere. Tanto Pogba, però siamo qui, siamo in questa situazione qui, quindi io mettere in dubbio la buona volontà o la cattiva volontà, faccio un passo indietro e spero che tutti si possa essere d'accordo a questo punto di vista, perché non abbiamo elementi a disposizione c'è un solo dato di fatto: che Pogba dal suo ritorno alla Juventus, 161 minuti l'anno scorso, 52 minuti quest'anno, è una sfilza di cose extracampo che non sono state belle. Perché io voglio anche elencarvele, quelle che mi sono venute in mente, poi magari qualcosa mi sono dimenticato. Perché a luglio l'infortunio al ginocchio,
è la gestione dell'infortunio con 7-8 medici consultati finché non ha trovato il medico che gli ha detto quello che voleva sentirsi dire, e cioè puoi anche non operarti, puoi fare terapia conservativa, così rischi di saltare il mondiale, se ti operi invece con la terapia conservativa se stai meglio lo giochi. È andata così. Allegri, lo ricorderete, l'anno scorso io ero a Parigi, atterro a Parigi, mi recupero la conferenza stampa di Allegri per PSG Juventus e Allegri è imbufalito con Pogba, giustamente, e dice a me che Pogba vada al mondiale o non vada al mondiale, me ne frega meno di zero. E c'ha ragione a dire una roba del genere, perché se quella è la priorità di Pogba, il mondiale, non la Juventus, è un problema. Apro e chiudo una parentesi, perché stamattina da programma doveva esserci un video su Rabiot, sulle parole di Rabiot. Lo recupereremo nel pomeriggio o direttamente domani, perché anche queste sono cose che non mi fanno piacere sentire, devo dirvi la verità. Quindi Allegri è arrabbiato col giocatore, giustamente. Poi c'è stato il mondiale e Pogba è andato a vedersi la finale del mondiale mentre comunque i suoi compagni erano alla Continassa a lavorare in attesa del recupero dei campionati, dell'avvio dei campionati. E Pogba, che era fuori da non si sa quanto tempo, comunque si prende su e va in Qatar a vedere la finale del mondiale, poi torna a casa, bla bla bla. Io ve le metto tutte perché tante persone me la facevano passare come una roba innocente, però andare in Qatar da Torino non è che prendi la macchina e ti fai 100 km e sei lì. Ci sono delle tratte in aereo, ci sono dei jet lag, ci sono più giornate da prendersi di permesso. Permesso da un lavoro pagato in maniera direi adeguata, usiamo questo termine, e sono sempre meno giorni di lavoro che dedichi al recupero per ritornare alla tua attività. Perché se Pogba è il calciatore più pagato della Serie A e ogni anno gli arriva a casa il bonifico da 10 milioni di euro, 9 milioni di euro, quelli che sono, non puoi fare 161 minuti l'anno scorso e 52 quest'anno. Poi è ovvio che qua stiamo parlando di ragioni fisiche, certo, ma l'anno scorso quelle ragioni fisiche sono peggiorate proprio per via delle sue scelte, e lo stesso allenatore questa cosa l'ha fatta capire in conferenza stampa, ha fatto capire che era alterato per questa cosa. Poi c'è stato il marabutto, la questione legata a Mbappé, del fatto che si voleva fare la macumba Mbappé per il mondiale, robe allucinanti, che magari in un'altra cultura sono normali, ma leggerle qui e capirle qui, comprenderle qui. Io sono apertissimo alle altre culture, però non posso fare altro che valutarlo come una follia all'interno di quello che è la mia conoscenza, la mia quotidianità. Poi se per altre religioni, altre culture è una cosa normale, nessun problema, però io credo di avere il diritto di valutarla come una follia, come una follia. Liberi di farli, di fare tutto quello che volete, le stregonerie, quelle, però la reputo una follia. Il finto rapimento, la finta rapina col fratello, non so se vi ricordate anche questa bellissima chicca, c'è stata anche questa. Poi quest'estate appunto viaggio alla Mecca, venuto fuori a un certo punto, una notte d'estate, e Pogba, quando si scopre che era la Mecca, posta le foto facendo vedere che era andato lì per motivi religiosi, quando invece era andato lì per visitare anche le strutture di alcuni club dell'Arabia Saudita che avevano offerto un contratto a Pogba. E allora anche lì mi viene a dire c'è la coda di paglia, perché se no non pubblichi le foto alla Mecca proprio in quel momento lì in cui viene fuori notizia che tu eri in Arabia Saudita, lo pubblicavi prima, tanto che cosa avevi da nascondere? Eri andato lì per una motivazione religiosa, non c'è nessun tipo di problema. È sempre il timing un po' sbagliato da parte di Pogba. E ora questo. Ieri è uscita un'intervista di Pogba, e Pogba parlava appunto delle critiche che ha ricevuto in questi mesi e diceva le farò rimangiare ai tifosi che le hanno tirate fuori. Io sarei il primo, Paul, a voler mettermi qui a fare un video e a dire sai che tutte le volte che ho pensato male, ragionato e detto cose che mi sono sbagliato. Io ero calcisticamente innamorato di Pogba, ma proprio che quando l'abbiamo ceduto per me è stato un fastidio, ma non potevi fare altro per ragioni economiche, perché quell'offerta era troppo alta, non potevi fare altro, ma ci sono morto dentro per azioni Pogba. È uno di quelli che in assoluto nel ciclo dei 9 scudetti mi ha fatto godere di più, perché prendi un ragazzo sconosciuto delle giovanili del Manchester United e ti ritrovi sta roba qui, fortissima, meravigliosa, un calciatore splendido fisicamente, tecnicamente, qualcosa di troppo bello da descrivere, e non può essere questo. Ma non perché non è più, perché i colpi ce li ha, quel 161 più 52 che ti ha fatto vedere, beh, ti ha fatto vedere delle robe, ti ha fatto vedere delle cose, ti ha fatto vedere che è un giocatore forte.
Ma non è più un giocatore. Non è più un giocatore, ora è un influencer, ora è una star, ora è un nome e fa parlare di sé per ragioni extracampo. È per quello che dico che io mi sono ufficialmente stancato di Paul Pogba. Non è mica questa, è questa più quella, più quella, più quell'altra. Perché qui c'è un principio, un concetto che sta alla base di tutto che io sento dire da pochi. Ma qui si parla di rispetto nei confronti di chi ti paga lo stipendio. Dell'allenatore che deve fare, deve contare su di te e magari conta su di te e poi non ce l'hai. Dei compagni che lavorano duramente e guadagnano meno, perché in uno spogliatoio queste cose, ragazzi, bisogna metterle in conto, eh. Non pensiate che siano tutti belli, contenti, simpatici, amici, quando poi invece vedono che Pogba guadagna il doppio, magari il triplo di loro che lavorano duramente per tornare, mentre Pogba invece ha tutti i diritti di questo mondo e pochi doveri. Non pensiate che dentro uno spogliatoio queste cose non accadano, e soprattutto nei confronti dei tifosi. Dei tifosi. Ma queste quattro componenti, Juve, Allegri, compagni tifosi, il rispetto deve essere alla base di questa roba qui. E io non vedo rispetto in questo momento da parte di, ma non in questo momento, da quando è tornato. Quando è tornato Pogba non ha mostrato rispetto verso nessuna di queste componenti. Ma nessuna. E se la Juventus è arrabbiata, se Allegri è arrabbiato, se i compagni sono arrabbiati, se i tifosi sono arrabbiati, ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro, ma rispetto bisogna guadagnarselo, eh. E bisogna darlo per ottenerlo. Io, ripeto, non mi arrabbio per questa cosa qui. Io mi arrabbio perché questa è l'ennesima cosa inserita in un contesto di un ritorno a condizioni economiche di pregio per quella che è la Serie A e per quella che è la Juventus, di un giocatore che abbiamo amato in maniera incondizionale, abbiamo aspettato il suo ritorno per anni, ero casatissimo quando è tornato Pogba l'anno scorso, lo ricorderete, ma mai avrei immaginato che potessero esserci così tanti problemi fisici e così tanti problemi extracampo. E qui deve mettersi lui una mano sul cuore e ragionare che sono tutte colpe sue. Ieri ha detto che ha pensato di smettere di giocare a calcio. A 29, 30 anni. A 30 anni ha pensato di smettere di giocare a calcio. Perché? Perché i soldi cambiano le persone. E a volte avrebbe soltanto voglia di ritrovarsi insieme alle persone che ama davvero, le persone che gli vogliono bene, ed essere lì, in intimità, senza essere più Paul Pogba, senza più essere il calciatore, senza più essere la star, il ricco. L'ha detto lui, i soldi cambiano le persone. E Pogba, da quando lascia la Juve a quando torna la Juve, una cosa sola cambia: lo status, il denaro. E quindi Pogba ha ammesso che non è più quel ragazzo che abbiamo salutato, quel ragazzo che aveva l'ambizione, la voglia di spaccare il mondo e dimostrare che è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra persona. Allora io sono stanco perché può essere anche in buona fede, può essere in buona fede, ma un professionista serio anche in buona fede non può commettere un errore del genere. Quindi io sono molto stanco di Pogba. Ora vedremo cosa succederà nei confronti della Juventus, perché io credo che anche la Juve non si meriti una roba di questo tipo. La Juve non se la merita una roba di questo tipo. E la Juve credo che avrà tutti i diritti di prendere la strada che preferisce di fronte a questa roba, anche se è necessario voltare le spalle a Pogba a un certo punto. Perché, come dicevo prima, mi pare che lo stesso Paul, lo torno a dire per l'ennesima volta, a cui ho voluto benissimo, a cui voglio tuttora molto bene, però a un certo punto bisogna anche far capire che si sta sbagliando. Perché, ma sì dai, fa lo stesso, ma sì dai, non ti preoccupare, ma sì dai, chiudiamo un occhio, ma sì dai, ok, non ci se ne frega. E 1, 2, 3, 4, 5, non gli stai dando una lezione, non lo stai aiutando, stai solamente giustificando. Se la Juve arriverà alla volontà di rescindere il contratto, non lo so, già si doveva parlare di un adeguamento che secondo me era necessario. Proprio Pogba doveva mettersi una mano sul cuore e dire: signori, va bene tutto, grazie, ma dobbiamo assolutamente ragionarci, perché qua si stavano rubando soldi. Cioè, purtroppo non mi viene un altro termine rispetto a questo. Cioè, la scorsa stagione Pogba ha rubato uno stipendio da 10 milioni, anche per scelte sue, anche per scelte sue. E va detto con grande chiarezza, va ribadito con grande chiarezza, perché è una cosa che avevano già detto l'anno scorso. E quindi sì, sono molto deluso da Paul, dal lato umano, dal punto di vista umano, perché fisicamente, se uno non c'è fisicamente, fai anche un po' fatica, cavolo, il tuo fisico che non regge, non viene.
Ma io da Paul non vedo mica quella volontà, quella voglia di tornare ad essere quel calciatore, quel giocatore importante in campo. Io in Paul vedo proprio tutt'altri interessi, io vedo tutte altre priorità rispetto al rettangolo verde di gioco. E dato che io sono un tifoso della Juventus e quello che interessa a me è il campo, se vedo dei calciatori che non sono così interessati a queste cose qua, mi dispiace, bocca al lupo, buona fortuna per il finale di carriera, per il proseguo di vita, ma bisogna farsi aiutare magari da altre persone. Adesso io qua vado un po' più dentro lo scientifico, perché poi non so se Pogba preso in considerazione, però forse più che un marabutto, che ripeto culturalmente potrà essere, però se a livello globale ci sono degli psicologi o comunque delle persone che tramite la terapia, quindi tramite la scienza, danno un aiuto più concreto, forse bisognerebbe anche cercare di aprire la mente e abbracciare quello che potrebbe aiutare un po' di più, perché non credo che uno debba andare dallo psicologo solo a risolvere i problemi, anzi può essere semplicemente una terapia, una chiacchiera, un dialogo, però Paul in questo momento credo che abbia bisogno di aiuto proprio da parte di una persona che sappia dove mettere le mani, perché non è più uno sportivo, non è più un calciatore, non è più un atleta. Pogba è tanto altro, ma dentro il campo non mi sembra volerci tornare al 100%, ed è una grande sconfitta, perché è uno dei ragazzi più talentuosi che abbia visto. Mi spiace tanto.